abbiamo tanti esemplari di vetture d'epoca, noi siamo qui davanti a questa meraviglia, ne vogliamo parlare. Questa è una Fiat 1824 cavalli del 1908, è una vettura molto emblematica per il nostro museo perché è appartenuta al fondatore del museo, Carlo Biscretti di Ruffia, che la utilizzò nei primissimi anni anche per partecipare a eventi per sponsorizzare la nascita di questo museo. Alla sua morte la vettura ha iniziato a far parte della collezione e da allora la teniamo in perfette condizioni. Perfette condizioni, immagino che ci voglia tanto impegno per riuscire a mettere in strada una vettura di questo. Sì, non è come le auto moderne, anzi sono vetture molto particolari sia a livello di meccanica che di carrozzeria, anche perché all'epoca le vetture erano costruite praticamente su misura del cliente, quindi la carrozzeria era fatta ad hoc sulle richieste del cliente. Questa in particolare è una carrozzeria dei fratelli Macchi di Varese, oggi conosciuta come Air Macchi perché sono poi specializzati dopo la prima guerra mondiale in realizzare veicoli e aerei e tutto quanto, però all'inizio della loro carriera ha iniziato a fare carrozze e carrozzerie per vetture. Tra le auto d'epoca e tra i collezionisti abbiamo scovato il dottor Sebastiano Marra, che è venuto con un suo esemplare. Ma mi ha fatto grande piacere sapere di questo evento che ci fa ritornare a recuperare la bellezza di Torino come la città che al mondo ha dato i più grandi carrozzieri, ha dato le macchine più belle, ha dato nella storia dell'automobilismo delle cose meravigliose, vuoi diciamo quello da corsa, vuoi quello delle vetture da uso normale. E questa è una balilla del 36, ancora originale con tutte le pecche dell'originalità. È un bello evento quello di festeggiare il Museo dell'Automobile, che per Torino e per il mondo credo che sia uno dei patrimoni più notevoli che abbiamo. L'ho ricevuto nell'85 da una famiglia che non aveva più intenzione di usarla e me l'hanno data nell'85, ripeto, in queste condizioni, e abbiamo fatto piccolissimi ritocchi, piccole cose di gomma, dei freni, l'usura delle parti soprattutto più a consumo è rimasta intatta. Questa macchina arriva targata Cuneo, però arriva dal Mantovano e apparteneva a un parroco di un paese del Mantovano, ed era in condizioni non come la vedete adesso, era abbastanza malmessa, è stata restaurata negli ultimi 2 anni di carrozzeria, di motore, di interni, e adesso stiamo provando a portarla un po' in giro sperando che non ci lasci a piedi in qualche evento organizzato dal Veteran Car Club di Torino, che è sempre presente con queste manifestazioni. Questa è una Fiat 522 Cabriolet Royale. Era un'auto di lusso per il 1933, una vettura a 6 cilindri con un 2005 di cilindrata, un motore molto silenzioso con un sistema a valvole laterali. Queste macchine erano abbastanza veloci per l'epoca perché comunque potevano tenere delle medie vicine ai 100 km all'ora ed erano delle macchine con cui si potevano fare anche dei lunghi viaggi. Sono macchine che si trovano dopo 40-50 anni e quindi sono macchine proprio vecchie, ma abbandonate a se stesse, che gli appassionati poi prendono pian piano in mano e poi ecco i risultati. È un'ardita del 1934. Perché in quegli anni le carrozzerie compravano gli chassis dalle case madri, quindi Fiat, ma poi carrozzavano la vettura sulla base delle richieste e personalizzazioni un po' estrose anche a volte dei signorotti dell'epoca.